faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. Ciao ragazzi, ecco qua, benvenuti in un nuovo episodio. Sono andato un pochino in avanti con l'episodio. Ho passato mezzo livello, però non c'era niente di interessante da vedere. Quindi adesso procediamo verso la cima della montagna. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare. Va bene? Va bene. Vai. Attento a dove metti i piedi. Andiamo. Padre, occhio! Perché siamo arrivati in cima. Ovviamente è chiuso sta zona. Ah no, là si passa. Vediamo se qua c'è qualcosa. Sì, c'è qualcosa che non si può spingere. Sì. Senti anche tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare. Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Vedo che hai portato qualche amichetta. Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Quando meno te l'aspetti, torneremo per l'altro occhio. Non scordartelo, siamo ovunque. Sì, ovunque. Sì, sì, io. Andiamo. Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Cazzo. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni.
Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista. E che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere. Ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Sono molto proiettato questo. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero, ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e, credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Come vuoi. Non voglio guardare. Fratello, se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo, più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah, e questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. Non è la prima volta che Kratos se ne va in giro con una testa di qualcuno. Jotunheim, stiamo andando nel regno dei giganti perduto da tempo. Jotunheim sarà davvero molto seccante. Sì, proprio quello che volevo dire. Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Spero che sia tornata dal Faim e possa rianimare Mimir. Sembrava simpatico prima che tu venissi a terra. Io posso per forza da sto portale.
i passaggi mistici sono tutti chiusi, tranne questo qua. Guarda che posto. Deve essere un ramo dell'albero del mondo. Ehi, rimani sulla via. Va bene, sì, lo so. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur. E tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odin, il fratello di Thor. E ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Perché? Se rianimiamo la testa, chiediglielo. Ok. Sai, è una stupidaggine, ma speravo di trovare un gigante in quella montagna. Credo che abbiano davvero lasciato Midgard, a parte il serpente. Deve essere l'ultimo della sua gente. Anche tu sei l'ultimo della tua gente. È per questo che non vuoi parlare dei miei. Mia gente? Sì, la tua famiglia. Prima di mamma e me, le tue origini. Tua madre, tuo padre. Adesso non è il momento. Ok. Wow. Brock! 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 Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Oh, miseria. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che vi uniate a me. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Porco maledetto. Abbiamo visto Sindri. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Eh? Vediamo un po' questi danni. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Ora va meglio. Ora che cazzo volete di altro? Eh? A volte Sindri è così concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e di bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucini la carne. Mi sa che l'unico in famiglia ad avere lo stomaco e l'intelligenza sono io. Ti manca. Cosa, quell'incapace? Che ne sai? Volevo dire... Ehi, ti dispiace? Sto cercando di concentrarmi. Sono in pausa dalla pausa. Risolvo io. Beh, ci si vede. Come si torna dalla strega? Prima va trovato una barca. C'è. Bene, dove dobbiamo dirigerci adesso? Di là, dietro la grande statua di Thor. Cazzo, quando sto ricordo di cazzo? Ma che cazzo? Tribordo. Sulla destra. Bene. Come sto arrivando a stare là? Te, è il serpente del mondo? È piccolo. Sì, ma forse è Thor a essere enorme. Non credo.
L'acqua è scesa. Quando è emerso il serpente, giusto, lo sapevo. Possa rianimare una testa. È molto abile e non abbiamo niente da perdere. Se non riesce a rianimarla, possiamo tenere la testa? No, ma puoi darla in pasto ai pesci. Ok. Possiamo andare. Ehi, questo non si limita a decifrare le rune di Mist. Ha anche una runa del viaggio. Vogliamo visitare il Regno di Fuoco? Tornate indietro, Aesir. Gli dèi non sono i benvenuti. Eccolo! Spero si ricordi di noi. Che cacchio è il cristallone? Eccolo qua. Guarda qui. Chi l'avrà scritto? Come va, Charlie? La tua amica strega è qui. Qual è il suo nome? È quello che mi ha detto lui, o almeno quello che ho capito io. Charlie.
sabbia. Che dice? Aquila, colomba e falco nuotano sugli oceani in alto. Eh? Quelle rune sulla roccia. Non dicono niente. Non ha senso. Te la leggo? Cosa dici? Sì. Morte al dio corpo, dio degli inviti. Padre, lei è qui. Sono così contento di rivederti. Lo sapevo che non eri morta. Ciao. Oh, sai rianimare una testa? Io non sono sicura di aver capito. Aspetta, dove hai trovato quelle? Quelle frecce. Su, dalle a me, ora. Ma sono un regalo. Fai come dice il ragazzo. Queste frecce sono pericolose. Sono malvagie. Se ne trovi altre, devi distruggerle, hai capito? Mi hai capito bene? Rispondi! Ho capito. Se ne vedo altre, le distruggerò. Non ti chiedo altro, scusa. Ti prego, prendi pure le mie frecce. A me non servono più. Ora, questa testa? Hai la minima idea di chi sia? L'hai ucciso tu? Lui me l'ha chiesto. Ha detto che tu potevi rianimarlo. Io? Sicuro di aver capito bene. Ti prego. Portalo al tavolo. Emily! È da tanto tempo che non pratico le antiche arti magiche. Tienilo fermo, gli do un'occhiata. Beh, per fortuna la testa non è decomposta e il cervello è ancora intatto. Un bel taglianetto. Proprio la sua dovevi tagliare tra tante teste. Spero che sappia quello che fai. Ora immergi la testa nell'acqua e non lasciarla, mi raccomando. Basta. Funziona. Fammelo vedere. Mimir, ci sei? Sì. Bene. Tu. Oh, ciao Freya. Da quanto tempo? Ti trovo bene. Quello che ho fatto l'ho fatto per loro. Per quanto mi riguarda, la morte ti si addice di più. Mi inchinerei se potessi, maestà, perdonami. Se avessi saputo che la strega dei boschi era Freya, non avrei mai suggerito quest'idea. Freya, la dea Freya. Neanche tu lo sapevi. Scusami. Quando si saprà che Mimir è libero, l'ira di Odino non si farà attendere. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. Non ti sembrava importante dirmelo? Tu hai intenzione di rimproverare me per questa cosa? Andiamo, ragazzo. Ma... ora! Non c'è di che? Perché l'hai fatto? Non mi fido di lei. Perché è una dea. Non ti ho insegnato niente. Ci ha aiutato tanto. Ha mentito. Alcuni tengono alla loro privacy. Non giudicare, fratello. Quando vorrò il tuo consiglio, te lo chiederò. Come vuoi. Portatemi al Tempio di Tyr, nel Lago dei Nove, e vi condurrò a Jotunheim. Conosciamo il Tempio. Che c'è lì? L'ultimo gigante di Midgard. Chi è meglio di lui per indicarci la strada? Il serpente del mondo. E tu sai come parlare con lui.
Certo. Parla una lingua oscura, ancora più antica di queste montagne. Nessuno a Midgard la parla più, tranne me, naturalmente. Davvero? Certo. Non si direbbe dal suo aspetto, ma Jormungandr è un conversatore brillante. Ragazzo, qui. È un'altra di quelle mappe. Ci serve qualcosa per passare. Vasche di sabbia dove ho tracciato le rune. Ma come ci arriviamo? Atreus, da me. È sigillato. Ci sarà qualcosa di utile lì. Yeah.
Bene ragazzi, anche questa puntata finisce qui. Ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, ciao!